Guarda, in diretta, va in culo. Allora. Dopo. Visto che noi stiamo attenti, facciamo la fine di che ne muore uno. Io saluto. Non si trova mai, eh. Ciao, Regini, vieni. Regini, vieni. E non si trova, eh. No, stai al sole. Senti, ascolta. Una volta bello perché c'è Fiori dietro, Regina. Una volta la metto dopo, che accetta. Allora, la prima notizia che ti ho detto al telefono prima. Su quindi... Questo è il nostro amico, mi Borghi. La Lega Fatturale MPS, Borghi, Tommy. La Lega Fatturale MPS, Borghi, non lo vendiamo. Titolo giù. A che facciamo, Claudio? Hai detto lo vendevi. Allora. Cominciamo bene qui. È uscito un articolo su T-News, qui News Elba. Sono andato a leggere, l'ho detto, Matti Repole S. Ci hanno fatto su TripAdvisor le mete più cliccate del 2018, è uscita l'isola d'Elba, ho tratto l'immagine. Invece vado a vedere. Buongiorno. La mattina sei bello! Buongiorno a tutti. Vado a vedere e effettivamente è vero, come mete più cliccate per il 2018, cioè l'isola d'Elba. Oh, allora, quindi vuol dire che la gente ha interesse. Nella nostra piccola. Poi quando va a cliccare i prezzi delle navi. E lo hanno. Ci hanno col prossimo anno. Dice. La guardano su Google. Dice, Maps. Ma bello qui, carino. Ma me dico, ma quanto. Buongiorno Simonetta, buongiorno Alberto, buongiorno Antonio, buongiorno Mauro, buongiorno Sabino. Ma si dorme su una nave? Quanto riuscivo? No, veramente ci vuole un'ora. Un'ora. Scusate, un'ora quanto vogliono? 350.000 euro? Ma cosa? Come ti portano? Cioè, ti... Ma c'è il cameriere con lo champagne, no? Va al bar. C'è la escort. C'è la cabina con la escort coperta. C'era? L'Elba al top tra le mete su TripAdvisor. Oh, sì. Ci siamo, Ci siamo, ne. L'isola. Ma poi 88. È la prima destinazione italiana tra quelle inserite nel Summer Vacation Value Report 2018. Alessandro, buongiorno. Yes, yes. Navi troppo care, certamente sì. Dov'è? Valentina ha commentato, Valentina 4 ha detto: la buona notizia è che secondo i dati di comparazione prezzi TripAdvisor è possibile risparmiare fino al 40% notando il soggiorno della settimana meno cara. Alla faccia del cazzo, è logico che se guardi la siamo cara. Però quindi siamo la meta più cliccata. Oh. Abbiamo la villa di Napoleone chiusa. Con i lavori finiti. Non attaccate e una stampi. Biglietteria tutta nuova. Guarda, sarà attaccato l'api. Sembra di sì, cioè c'è l'api che la volata è qua qui, c'è. No, qui veramente non c'è, però. Allora era foto. Nei momenti. Era la foto quella vera. Ma noi erano i quanti lavori, era la foto. Completata in questi giorni la messa in sicurezza della residenza di San Martino. A breve via i ponteggi, ai mulini la direzione ha inaugurato il box di accoglienza agli utenti e dedicato più cura ai giardini. Buono, male, ci sono tutti i fiori, ci sono tutti i fiori. E cosa ci dice? Vabbè, quindi conclusi i lavori, si sta aprendo tutto, dai, con siamo il sole. In ritardo, però dai, ci siamo, dai, allora. L'amministrazione comunale portoghese ha adottato un procedimento regolare per la ristrutturazione del compendio immobiliare dell'ex Enel. L'ex Enel dov'è? Quello... Se vengono a noto sicuramente è meno cara, ci dicono. No, noi abbiamo lì al molo. Che ci stai dicendo? La commercio dice solo negozi di prodotti tipici locali. Ma cosa? Dice in cui sarà realizzato il centro commerciale che avrà al suo interno il marchio Eurospin. Il centro commerciale, sì. Dovrà essere rispettato quanto disposto in merito alla destinazione d'uso, quindi piccola distribuzione di superficie inferiore a 250 metri quadri potranno ospitare solo la vendita di prodotti tipici locali. Bene. Buongiorno Martina, se vengono a noto non è meno cara. Ci siamo ma senza aereo. Alume sbadiglia. Ora qui c'è, allora, polemiche su il famoso mercato, quello che abbiamo detto ieri. Allora, si farà il mercato, quello. Facciamo un po' la telefonata a quello. Hai ragione, si farà il mercato quello europeo,
Bisogna iniziare a fare chiamata a rompere il cazzo alla gente. Che ragazzo la chiamata all'8 di mattina. Bisogna ripartire a rompere i coglioni. Qualcuno ci ha mandato a fanculo forte. Sergio Rossi una volta ci ha offese le mamme. Io a quest'ora dormo la troia delle vostre mamme, siete due imbecilli. Era bella, la telefonata va ripresa secondo me. Va ripresa rompe, sì, la rottura di coglioni. La rottura di coglioni mattiniera ci stava. Ma la potete la locandina intanto. Sei arrivata la locandina. Intanto allora recuperiamo il giorno di mercato, richiede giustamente la confesa del Cetici. Ok, perdiamo il mercato settimanale, faccelo recuperare. Giusto. Poi, ciao! C'è un nuovo giornale, si chiama ProArt, il giornale della cultura. È un numero gratuito dalla scuola di Valle di Lazzaro fondata da Luciano Regoli, il noto pittore. Quindi c'è scritto lì, c'è un nuovo giornale. Poi Tereni ceduti a Capoporo, le cambiante protesta. L'associazione chiede chiarimenti su due compravendite nella zona del Faro. Perché il Comune e il Parco Nazionale non hanno esercitato la creazione? Perché? Perché? Perché costavano cari, evidentemente. E quindi viviamo un cazzo. Chi ci date anche questo a comprare? Se non ce l'avevamo fari, Non ce l'avevamo fari. Però il Faro Vincenzo è. Enzo Fornino, buongiorno, buongiorno, non sta mai bene un cavolo a nessuno. È vero. Di cosa parli però? Però di cosa? Di me. Ah, forse il giorno del mercato. Forse il giorno del mercato. Il giorno, perché è il giorno del giudizio. C'è il giorno del giudizio, il giorno del mercato c'è il giorno del giudizio. Fornino, se telefoni a me è un casino, non ti posso parlare. E se no telefona il mio, ce l'ha. Siamo ormai, diamo quello di Ughini. Non ti posso... Dai, 338-20-94-067. Chiamatelo sempre, di dillo. 338-20-94-067. Se no devi scrivere. E loro, se volete, facciamo un disegnino nel telefono di Marco Tedeschi. Ce l'avete la penna? Per telefonare. E tra l'edicola urbana a cagarti il cazzo. Lo cambia. 338 Fondino 338 20 94 0 6 7. Minchia, zero non è ok, perché uno dice ok, no. Non ti posso... Bisogna cominciare a fare sulla pagina 777 i televisori. Poi tante spiagge occupate, partono le denunce, controlli senza... Vai, alza! Vieni! Ma che dite? Ora, spiagge occupate già a maggio, vabbè. Controlla e sanzioni della capitale di porto su tutto il territorio dell'isola. Massimo Scelza, ora iniziano gli scherzi. Auguri che ieri finiva l'anno, l'altro ieri, sì, Massimo. Sì, Massimo, auguroni, Massimo. Tanti auguri. Allora, c'è la locandina? Sì, sì. Allora, questa qui. C'è, domenica 20 maggio, c'è l'inaugurazione a Forte Falcone del bar. Sai che hanno ripulito le fortezze? Sì, bello, 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 bello. Tutto bello, quindi c'è l'inaugurazione alle fortezze. Buongiorno Rambo. Alle ore 18, apertura della cella di Domenico. La cella? Sì, di Domenico Guerrazzi. Concerto di marimba con Giacomo Tangiani alle 18.30. Chi è marimba? 19.15, aperitivo. Marimba de luna, show me the way, my dear emotion. Cominciano a mandarmi messaggi. Sai. Un picca niente. E poi Roberto Rossi dà voce ai personaggi di Mistosce. Faremo anche un piccolo Mistosce. Ah, sì? Mistosciate? Grazie, sì, mistosciamo un pochino. Due o tre. Con allestimenti di Alex Rinesh. Comunque, buongiorno Enzo, però non ti posso rispondere al mio telefono. Ti ho mandato il numero dei Mughini. O ce lo scrivi o lo chiami. Lo chiami. 3, 2, no! 3, 8, 3, 3, 8, la donna 2, 0, 2, 9, 0, 4, 0, 6, 7. Aperto fino a tarda notte. Fino a tarda notte. Poi lo spiego, che ho un culo. Donne, se siete in calore. Donne, se siete in calore. Uomini, se siete in calore. Se sei triste poi una voce amica che ti comporti. Devi reagire, devi reagire. Vincenzo, è per te il numero, ma che sei rincoglionito? Ma io non lo so, io a questo punto. Vincenzo, se non lo chiamate voi lo chiamo io. C'è il numero di Vincenzo Fornino. Scrivi il tuo numero, Vincenzo. Allora, Vincenzo, scrivi il tuo numero che noi ti chiamiamo. Oh, così. No, più di così si può fare. Ora soldi. Grazie per la maglietta, grazie per la maglietta. Buongiorno. Eccolo qua, lo mettiamo anche in onda. Allora, c'è tu possibilità in sovraimpressione. Sovraimpressione.
possibilmente entro i prossimi, due minuti, perché se no te la mo nel culo, Vincenzo. Vabbè, comunque, secondo me è per il mercato. Penso di sì. Per il mercato, però dai, l'importante è trovare una soluzione, dico bene. Niente, però si vede gli stati qua di Caenzo. No, avevo trovato carino, avevo trovato carino. Non mi vuole chiamare. C'era un'altra pagina. Te, ragazzo che cerchi una voce di speranza, chiama Mughini. Parliamo invece di questi periodi che sono belli. All'Elba, con scarpe. Enzo chiama, questi dicono aspetta. Io, guarda, Massimo. Allora, all'Elba con scarpe, bici e telefonino. Oh, topa? Nulla. No, no, nulla. No, ci so. Paola Mancuso, buongiorno. No, ascolta, quello che abbiamo visto noi a Lanzarote va oltre il limite umano. Sì. Lanzarote sembrava Meciugori. Sì, è vero. L'abbiamo visto. Alla fine dove siamo finiti noi, centro riabilitazione. Azione, sì, sì, sì. Ecco perché. Allora. Parte il progetto Smart Exploring, è carina questa cosa lì, in collaborazione tra gestione associata del turismo e Google. Mm. Google ha detto sì. Ha mappato tutti i sentieri. Ha mappato tutti i sentieri, ti scarichi l'app. Buongiorno Giovanni. Tu arrivi da una parte e Google ti indica, segnale, rimane, e rimani lì. Rimani. Ti fa come il pollicino, butta qualcosina lì, per almeno per tornare indietro. Però c'è qua. E c'è cinghiali, mangiano tutto. Attualmente sono stati mappati e ripresi attraverso l'innovativa telecamera Google Vista 360, 100 km. 100 km di sentiero, guarda bene. E circa 50 spiagge urbane. Oh, entro agosto la mappatura sarà completata a 400 km. 150, 100 spiagge, siamo 200 spiagge. 200 spiagge, 150. E qualcosa con tu. Ma ci sono 200 spiagge, sì. E noi ci siamo sempre in contatto. Oh, ecco la luma, è qua no. Cristo, vieni qui. Dove? Eccolo che arriva. Vieni. Fornino, siamo in difficoltà. Io me ne va. Fornino, hai perso il treno? Ti chiameremo in questi giorni allora. Mandaci il numero. Mandaci il numero. Che mi ha mandato un altro WhatsApp, però niente. Io ti posso darmi il numero, però non so più cosa fa. Zio, buongiorno. C'è mica il numero di Fornino a volte te, di Vincenzo, Fornino. Guarda. Guarda. Fornino, guarda. Ma sta male stamane. Ce l'ha lui, ce l'ha. Chi? Ce l'hai? No. Oh. Se te lo chiediamo a te vuol dire che non ce l'abbiamo. Se qualcuno che in onda c'è il numero di Fornino, Beppe, grande poldone. Cioè, voglio dire, no. Niente, nessuno ci dà il numero. Niente. 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 Come direbbe il buon Regini. Ciao. Andiamo a vero. A questo punto sì. Io sono là.